Salve a tutti. Ci ricolleghiamo a dei video precedenti ad un tipico problema che si presenta durante la carica di un supercondensatore. Quando il supercondensatore è scarico e lo andiamo a collegare ad un generatore di corrente, all'inizio il supercondensatore si comporta come un vero e proprio cortocircuito, quindi la corrente è notevolmente elevata. Ciò comporta che alcuni alimentatori possano entrare in protezione o altri potrebbero invece danneggiarsi. Questo va in protezione, lo abbiamo già visto, ve lo dimostro, lo accendo. Il condensatore ha una carica residua di 0,49 volts. Se provo a... Qui siamo collegati ai 5 volts dell'alimentatore da computer. Ecco qua. La ventola si è fermata. Vuol dire che praticamente non c'è più tensione. Ok. Come possiamo risolvere? Dovremmo inventarci un limitatore di corrente. Un esempio che mi è venuto in mente di limitatore di corrente estremamente semplice è quello di mettere in serie al condensatore stesso non una resistenza variabile, ma una resistenza come ho fatto anche negli scorsi video, o un motore addirittura, bensì una lampadina che sarà lampadina da 4,5 volts, più che sufficiente in questo caso, forse potremmo anche fulminarla perché qui escono 5 volts, vedremo. Faremo questo piccolo esperimento, magari sacrifichiamo questa. Se non funziona con questa, proveremo con un'altra lampadina, magari una alogena da 12 volts. Vediamo. Allora, ricolleghiamo. Si è riacceso l'alimentatore. Ora provo mettendo in serie la lampadina, parte anche l'autoclave. Ok, vedete? L'alimentatore non va in protezione. Ora, se è vero quello che penso, qui dobbiamo vedere aumentare la tensione ed arrivare piano piano alla tensione nominale di carica di questo condensatore che è 2,85 volts. Nel frattempo questa dovrebbe diminuire di luminosità. È passato un po' di tempo. Come vedete la lampadina adesso è... Oddio, non è che si riesce a vedere bene. Comunque è meno luminosa. Eccoci verso la fine di questo esperimento. Esperimento che riguarda il controllo della carica di un supercondensatore attraverso l'uso di una semplice lampadina a incandescenza. Stiamo utilizzando per la carica un alimentatore da computer, un classico alimentatore da computer, e sto utilizzando l'uscita a 5 volts. Questo alimentatore eroga, mi dice qui la leggenda, sui 5 volts, mi eroga fino a un massimo di 14,4 A. Abbiamo verificato che praticamente nella fase iniziale di carica, quando il condensatore si comporta praticamente come un cortocircuito, l'alimentatore va in protezione, segno evidente che, supponiamo, la corrente sia notevolmente superiore ai 14 A. E allora adesso praticamente con una lampadina praticamente ho regolato la tensione, la corrente di carica, scusate. Questo perché? Perché la lampadina chiaramente stabilizza la corrente che passa. Se questa lampadina che deve andare, questa è una lampadina 4,5 volts in realtà, però per accendersi, questa è una lampadina da 1 watt, fate chiaramente la giusta divisione. E più di tanta corrente non può passare e quindi di fatto la lampadina limita la corrente di carica. Questo
Ora la cosa che mi incuriosisce è quello che succede dopo, è quello che sta succedendo ora. Cioè, io ho superato la tensione nominale di 2,85 volt del supercondensatore. Vorrei vedere se sale ancora. Pare di sì. Sono arrivato a 2,87. Ma vorrei vedere se si stabilizza e si ferma. Questo ci darebbe un'ulteriore conferma, magari questo sistema è opportuno. Altrimenti, è ovvio che non si può utilizzare una volta superata la tensione di carica utilizzando un alimentatore che eroga una tensione superiore a quella di esercizio del condensatore stesso. Qui siamo arrivati già a 2,88, ve lo dico subito, io a 2,9 mi fermo perché non voglio andare oltre. E vediamo un po'. Rispetto all'inizio noterete che la luminosità della lampadina è notevolmente diminuita. E avrete sicuramente notato che la tensione è aumentata di qua. Quindi chiaro che ci sono anche delle tolleranze nella tensione di esercizio del condensatore, quindi magari chissà, qui facciamo esperimenti, non stiamo navigando nel campo dell'ignoto, no? Per noi poveri profani. Quindi 2,91, via. Fermo qui l'esperimento. Vi ringrazio. Provateci anche voi con le dovute attenzioni. Semplifico un po' il circuito, ecco, ok? Questo così è un po' più chiaro. Questo fa molta confusione, questo alimentatore con la sua matassa di cavi. Ecco qua. Grazie, arrivederci al prossimo video.